Scaldano i muscoli questi atleti, anche se hanno già vinto la loro Olimpiade. Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, infatti, è stata costituita un'equipe di 10 profughi che parteciperanno come squadra ai Giochi di Rio. I partecipanti provengono da Siria, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia e Sudan del Sud. Sono tutti scappati da violenza e persecuzioni nel proprio paese. Alla cerimonia d'apertura sfileranno dietro la bandiera olimpica. È un'opportunità non solo per coloro che vi partecipano, rappresentiamo infatti milioni di profughi di tutto il mondo. È un'occasione per mostrare cosa possiamo fare al globo intero. Millions of refugees all over the world. So it is a chance and it is also this one it will show that refugees also they can do something. Circa un anno fa, Yusra, 18 anni, siriana, nuotò per circa 3 ore per mettersi in salvo una volta che il canotto su cui doveva raggiungere l'isola di Lesbo cominciò a imbarcare acqua. È una sensazione straordinaria. Tutti sono accomunati dalla forza di non gettare mai la spugna e hanno fatto molto per arrivare fin qui. Hanno alle spalle situazioni terribili, mi ci metto dentro. Abbiamo tutti situazioni terribili, ma andiamo avanti perché abbiamo dei sogni. Lei spera di vincere i 100 metri farfalla. È la prima volta nella storia dei giochi che partecipa una squadra di profughi, ma la bandiera olimpica ha scortato nel corso delle edizioni delle Olimpiadi altre equipe. Dietro i 5 anelli sfilarono nel 92 a Barcellona gli atleti delle ex repubbliche sovietiche, nel 2000 a Sydney i 4 atleti di Timor-Est, nel 2012 a Londra i 3 sportivi dell'ex Antille olandesi e un atleta sudanese. In caso di vittoria, gli sportivi celebreranno il titolo con l'inno olimpico. Già oggi sanno di aver vinto più di un'Olimpiade partecipando a Rio 2016. Sperano che la loro presenza sensibilizzi ulteriormente opinione pubblica e governi.